Ciao a tutti, nuova review. Vi vorrei parlare del nuovo blush della Maybelline che è uscito poco tempo fa e in concomitanza con la New York Fashion Week. E questo è il Face Studio, è la nuova linea dei blush Maybelline. E devo dire che io non sono un amante dei blush perché non so se ve l'ho già detto in altri video, però non li amo molto perché avendo comunque la pelle che nonostante mi metta il fondotinta, comunque un pochino dalle guance traspare il colorito. Ho le guance che un po' diciamo hanno l'abitudine di essere sempre un pochino colorite o comunque un pochino rosate e diventano un po' più rosse tipo quando rido. Quindi non ho molto l'abitudine di usarlo, però ho voluto iniziare a ho detto perché non provarlo. Già avevo iniziato a usare un blush dell'Essie Lunga. E siccome ho letto che questa è una nuova formulazione e ho pensato di comprarlo e di provarlo. Anche il packaging è molto innovativo e è diverso dai classici che si aprono, questo praticamente si solleva. E ce n'erano più o meno 5 colorazioni. Non ho voluto scegliere né quello troppo chiaro né troppo quello scuro perché comunque non mi piace. Già cerco di scegliere una via di mezzo come fondotinta perché non mi piacciono né quelli troppo chiari né ovviamente quelli troppo scuri perché mi fanno sembrare troppo abbronzata e insomma non, anche col collo ci sarebbe troppo stacco. E allora ho preso una via di mezzo che questo è il Cosmopolitan e devo dire che è un bel colore rosa, rosa fresco e adesso vi faccio vedere l'utilizzo. Ne va preso veramente poco perché questo si sfuma bene, però già con sola passata già dà del colore alle guance, quindi mi raccomando di prenderne sempre veramente poco. Come vedete si sfuma anche bene. L'avevo già utilizzato in altre foto, se mi seguite su Instagram, e l'avevo già usato e provato, quindi potete vederlo anche proprio con l'effetto del flash, che è veramente molto bello perché oltre che dare colore, dà questo effetto proprio sano, anche un po' di così di bambolina, insomma. Mi raccomando, ovviamente, sfumarlo come tutti i blush. A me piace veramente tanto, sia perché questa secondo me è una formulazione particolare perché è in polvere però molto setosa, non è polvere molto, come si dice, cioè non è polveroso. Ve lo consiglio davvero se non avete l'abitudine anche voi di usare blush e volete provare, perché questo secondo me è davvero ottimo. Si sfuma bene, dà un bel colore e anche come gamma di colorazioni è abbastanza varia. Comunque sono solo 5, però copre comunque varie tonalità e sono davvero molto carini. Questo secondo me è un colore che va bene sia per le carnagioni chiare che scure e anche comunque non solo per le stagioni fredde, ma anche per quelle calde. E quindi niente, fatemi sapere anche voi se l'avete provato, cosa ne pensate e mi raccomando iscrivetevi. Ciao!